La più cordiale buona serata agli amici del basket sintonizzati. Paolo Rappoccio vi parla dal Pallaravizza di Pavia per l'ottava giornata del campionato nazionale di Serie B Old Wild West. La Vinteras Omnia riceve la visita del basket Cecina. Scontro fra due squadre che si trovano assolutamente impantanate sul fondo della classifica. Pavia con solo 2 punti, record 1 vittoria, 6 sconfitte. Ultimo match in cui sono arrivati tangibili progressi dal punto di vista della fase difensiva, con San Miniato che è stata tenuta a 50 punti nei regolamentari, poi si è andati all'overtime, Pavia ha ceduto 62-55. Per quanto riguarda invece Cecina, anche Cecina è a 2 punti in più rispetto a Pavia, sono 4-2 vittorie e 5 sconfitte finora per i toscani. Entrambe le squadre però non trovano il referto rosa dal 24 di ottobre. Partita che per Pavia ovviamente ha importanza assolutamente capitale e non inizia sotto i migliori auspici, in quanto Capitan Di Bella, che ha svolto regolarmente tutto il riscaldamento, poi è andato in spogliatoio, non è presente al via, quindi al suo posto Daniele Emanuelli reciterà da playmaker. Poi il resto del quintetto è quello abituale, con Mascherpa, con Nicolò Benedusi, Spatti come numero 4 e Andrea Iannilli come centro. Per quanto riguarda invece il quintetto di Cecina, abbiamo Forti, Mennella, Gaillé, Mario Gigena e come numero 5 Sfera. Tutto pronto, gli arbitri sono i signori Bertuccioli di Pesaro e Sidoli di Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia. Partita che ovviamente Pavia deve vincere senza se e senza ma. La situazione di classifica è assolutamente difficile. Per poter in qualche modo cullare ancora qualche speranza di playoff è necessario che Pavia si dia una mossa. Cornice di pubblico molto buona, devo dire, le giovanili della di Ryuken, legate appunto a Omnia Basket, hanno risposto presente trascinando molte famiglie al palazzo. Tutto pronto, salta a 2 Spatti, pallone che schizza sul fondo, Mascherpa non riesce a controllarlo, quindi il primo possesso sarà per gli ospiti, per la truppa livornese, agli ordini del confermato coach Gianni Montemurro. L'uscita di Gaillé seguito da Benedusi, Gaillé spara subito a 3 punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Spatti e Pavia ha la possibilità di andare in transizione con Mascherpa, qualche problema di controllo, quindi attende il posizionamento dei compagni e giocherà a difesa schierata. Anche Iannilli subisce un mezzo sgambetto involontario, sono 10 secondi per chiudere questo possesso, Mascherpa in isolamento va a lavorare dal palleggio, prende il contatto falloso del numero 19 Salvadori, lungo di esperienza, terzo anno a Cecina, lungo del 1998, rimessa in zona d'attacco per Nicolò Benedusi. L'uscita di Mascherpa, su cui lavora Mennella, Spatti, la ricezione all'altezza della lunetta di Emanuelli che sbaglia ma va a prendersi il rimbalzo, va a appoggiare al cristallo e sbaglia anche in questo caso. Emanuelli, che in questa stagione è stato a lungo frenato da problemi fisici, ha avuto finora un minutaggio davvero ridotto, sta giocando 19 minuti di media. Pavia che rimane in attacco, quindi con il terzo possesso per cercare di andare a mettere i primi punti di questo match. Si gioca uno contro uno Iannilli, poi cambia lato per la tripla aperta di Benedusi, che trova il primo canestro pesante del match. Sarà importante, lo abbiamo detto più volte in occasione delle nostre cronache, che i compagni siano pronti sugli scarichi. Iannilli viene costantemente raddoppiato dalle difese ospiti, c'è la tripla in angolo sbagliata dal playmaker Forti, rimbalzo controllato da Pavia, Emanuelli che attende il rimorchio di Benedusi, va da Iannilli, l'end off con Mascherpa, anzi il tentativo, in realtà c'è la smazzata di Iannilli per Mascherpa che va a giocare spalle a canestro e va a prendersi il contatto falloso di Francesco Forti. 2 falli di squadra per i ragazzi livornesi. Rimessa in zona d'attacco per Pavia, Mascherpa fuori dai blocchi, riceve in questo momento marcato da Mennella, il giocatore di classe 99, il miglior realizzatore tra gli ospiti.
Iannelli con qualche problema di controllo va a giocarsi l'uno contro uno nel pitturato, va a appoggiare i suoi primi due punti. 5-0, buona partenza per la Vinteras, un minuto e mezzo giocato, ora c'è il fallo di Nicolò Benedusi sul percussione di Gaie. Primo fallo di squadra italiana, laterale Cecina. Rimessa in zona d'attacco per Cecina, c'è l'intercetto di Benedusi, però non riesce a completare il recupero. Forti è più rapido di lui, ora può andare a giocare l'attacco manovrato. Mennella va sotto per Gaie che ha una mismatch con Benedusi, chiude il palleggio, va da Spera che si prende un tiro all'altezza dei 5-20 sbagliandolo, rimbalzo comodo per Benedusi, bruciati i primi due giri di orologio in questo match. Ora c'è il blocco irregolare fischiato Andrea Iannelli che ha settato in movimento il blocco, quindi palla persa per il centro romano. 5 per chi si difende, ancora senza realizzazioni invece chi si schiera in attacco. Forti che va in palleggio a superare la metà campo, marcato da Manuelli, la ricezione di Mennella che prova ad attaccare Mascherpa che sta con lui, ultimo tocco del braccio armato pavese, c'è con 16 secondi il possesso da completare per Cecina, che sta cercando di essere aggressiva nell'individuale, il consegnato per Forti che va a giocare con Salvadori che prova a innescare Spera che non controlla, quindi altra palla persa per i toscani. Pavia che può tornare in attacco, Manuelli che lavora in palleggio, va fuori da spazio, una mezza idea da attaccare, poi si va da Iannelli che con una finta manda al bar Spera e va a realizzare con il sottomano Remers. 7-0, la buona partenza in casa Vinteras, quasi 3 minuti sul cronometro, finalmente una partenza decisa, uno dei peccati capitali in questo inizio di torneo per Pavia sono state partenze troppo timide nei match casalinghi che hanno portato poi a partite con lunghi inseguimenti. In questo caso invece è stata sicuramente determinata, adeguata. Ora c'è il secondo fallo di Nicolò Benedusi. Fallo numero 4 Benedusi, è il secondo fallo, terzo fallo di squadra Pavia. È il terzo di squadra per Pavia, rimane in attacco Cecina. Secondo fallo di Benedusi che è sicuramente il difensore più efficace a disposizione di Pat Baldiraghi. Spera con palla in mano, consegna a Mennella che va a attaccare Mascherpa, c'è l'aiuto su la linea di fondo di Iannelli, è costretto a ribaltare fuori per Forti che spara da 8 metri, una bomba di tabella e muove il fatturato di Cecina, questo canestro rocambolesco. 7 per chi attacca, 3 per chi si difende, Mascherpa va fino in fondo e va a realizzare i primi punti. È importante che il bomber pavese, che in questo viene da due settimane piuttosto complicate, trovi subito feeling con l'anello. Ora Spera che si prende un tiro con Iannelli che non esce, il rimbalzo controllato da Gaie, poi ricade senza riuscire a controllare, quindi c'è palla persa per Cecina e Pavia che può tornare in attacco. 9-3, quindi anche notevole la produzione, Pavia che sta viaggiando con ritmi sicuramente positivi, un attacco che ha fatto finora molta fatica la truppa di Baldiraghi. Ora Spatti che va per la Bimane, abbiamo detto Pavia sta mostrando una faccia cattiva che finora non abbiamo mai visto in questo campionato. 11-3 il vantaggio interno con la schiacciata di Alessandro Spatti, 4 che sono stati bruciati. Ora la percussione con il morbido jumper dall'angolo per Mennella che sbaglia, rimbalzo controllato da Iannelli. 11-3 il parziale di questo incipit di gara qui in via Treves. Spatti con spazio, va a attaccare Spera, poi chiude il palleggio, torna fuori da Mascherpa che attende il pick and roll con Iannelli, ora fa attaccare dal palleggio e c'è l'infrazione di passi perché Mascherpa si è mosso come un quarterback del football americano. Sanzionato dai signori in grigio, c'è intanto il minuto di sospensione chiamato da coach Montemurro che ovviamente è poco convinto dell'inizio timido dei suoi. Ecco le
applauso. Montemurro che mischia le carte, va a schierarsi con il doppio playmaker, quindi capitan Biancani, veterano di mille battaglie, che va ad affiancare Forti, quindi è uscito il numero 11 Mennella. Quintetto invariato ovviamente per Pavia, che finalmente ha mostrato un approccio davvero molto convincente al match. Ora Gigena con spazio, Biancani sul cambio difensivo va ad attaccare, si chiude però la difesa di casa. Biancani che va da Gueye, che si prende il tiro a tre punti dal palleggio, sbaglia, rimbalzo lungo, è controllato da Alessandro Spatti. Vinteras che può ripartire, Manuelli che prende il pick and roll centrale con Di Iannilli, poi torna dal centro Romano che attende l'uscita di Benedusi, invece va a giocarsi l'uno contro uno spalla canestro, ribalta per Spatti, una mezza idea di sparare a tre punti, poi invece dalla bresciana va ad attaccare Gigena, si fa spazio, lavora sul perno, va in hesitation a realizzare. 4 per Alessandro Spatti, 2-2 dal campo per lui, con buona pazienza è andato a lavorare contro Gigena a trovare ottimi punti. 10 di vantaggio per Pavia, 13-3, siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco, la penetrazione di Forti per Gueye che ribalta al lato, Gigena un palleggio, poi la soluzione da 2 punti sbagliata. Difesa di Pavia che sta costringendo i toscani allo 1-8 complessivo per la truppa di Montemurro. Benedusi con palla in mano, va da Iannilli, vediamo se ribalterà al lato, si giocherà l'uno contro uno, vediamo che lavora in avvicinamento e va ancora a realizzare sul perno, sesto di Iannilli. Iannilli che sta dando una lezione di gioco in post basso ad un giocatore sicuramente giovane come Spera, che va a sbagliare, Spera del giocatore del 1996. 15-3, quindi 12 di vantaggio per Pavia che sta viaggiando con gran pulizia di cifre in attacco, 6-7 da 2, 1-1 da 3 punti per i ragazzi di Pat Baldiraghi. Ora passaggio complicato da controllare, 3 secondi, ma Scherpa deve forzare da 3 punti, ma in questo momento Pavia entra di tutto, 5 per Mascherpa con tiro da 8 metri abbondanti sullo scadere dei 24, 18-3, quindi 15 di vantaggio per Pavia. Biancani dal palleggio lo chiude, ora va da Gueye, Pavia che rimane accoppiata senza grandi problemi. Ora c'è un contatto lontano dalla palla, c'è un fallo del numero 3 Spatti in marcatura su Gigena. C'è il cambio chiamato da Baldiraghi, fuori Benedusi, dentro Fazioli, quindi Fazioli andrà in regia e Manuelli scalerà come alla piccola. Pavia che va, è andata in bonus in questo istante, cambio anche per Montemurro, torna sul parquet Salvadori e esce il numero 88 Spera, che ha faticato moltissimo ad arginare Iannilli, detto che se Iannilli ha voglia è giocatore difficilmente marcabile in questo campionato. 3 punti dal palleggio per Gigena che scheggia il primo ferro, la Scherpa che riparte in palleggio, una finta, va ad attaccare, poi scarica per Spatti che però non tira 3 punti, attende Manuelli che si prende il suo classico tiro in palleggio e va a realizzare, soluzione classica per il giocatore ligure che trova il primo canestro da 2 punti del proprio campionato, è una notizia anche questa. Altra tripla frontale concessa a Gigena che sbaglia, 20-3 recita il tabellone di Via Treves, 2-33 per andare a bruciare questo primo quarto di gioco. Biancani che si prende un tiro da 3 punti, era rimasto accoppiato difensivamente Andrea Iannilli, ha sparato un tracciante in faccia, 20-6. E ora c'è il fallo in attacco fischiato a Iannilli, secondo fallo, quindi palla persa per Pavia, minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi. Iannilli intanto era già stato preventivamente sostituito, quindi dentro Riccardo Crespi, pronto anche il rientro di Marco Mennella sul parquet per la truppa ospite. Diamo un'occhiata alle cifre individuali
per Pavia, che sta tirando in maniera assolutamente limpida, cifre davvero cristalline. 7-8 da 2 punti, 2-2 da 3, sono 4 di Spatti, 2 di Manuelli, 6 di Annilli, 5 di Mascherpa, 3 di Benedusi, quindi fatturato offensivo anche equamente distribuito. Per quanto riguarda invece Cecina, le cifre dicono 0-5 da 2 punti, 2-7 da 3, e il fatturato è concentrato nelle mani dei due playmaker, due triple a testa, una di Biancani, una di Forti. Ne ho parlato di un fatturato che è sicuramente robusto. Pavia in questo campionato ha molto faticato in attacco, i pavesi finora producono 66 punti di media a partita, sicuramente insufficienti per vincere partite che sono state spesso equilibrate, quindi una delle chiavi di questo match sarà sicuramente mantenere la tenuta difensiva evidenziata negli ultimi match, ma incrementare quelli che sono i fatturati in attacco. Ora Biancani va a attaccare fino in fondo il ferro battendo Mascherpa, sbaglia, rimbalzo controllato da Mascherpa che prova a restituire e va a realizzare, quindi settimo per Mascherpa che trova un'autostrada e va comodo comodo al ferro a scrivere il 22-6, quindi vantaggio sicuramente molto robusto per Pavia. Fazioli contro Forti, palla nelle mani di Marione Cigena che torna sul perimetro, Biancani che sul cambio difensivo va ad attaccare Crespi e il lungo ex piombino va a spendere il proprio primo fallo. Pavia che sta comunque difendendo in maniera molto aggressiva, molto presente sulle linee di passaggio, anche molto reattiva nel tenere gli uno contro uno. Cecina sta avendo grandi problemi, sbaglia la prima soluzione a cronometro fermo capitan Biancani, va a realizzare il secondo, 22-7, vantaggio largo per la Vinteras. Mascherpa che riceve, non si accorge del rientro difensivo del numero 4 Forti che va a strappargli la palla. Ora Forti aperto in angolo, una mezz'ora di tirare da tre punti, finta, e Spatti va sulla finta e va a commettere il proprio secondo fallo. Non è stato chiamato l'uomo a Mascherpa. Forti va in lunetta, va a realizzare il suo quarto punto. Percorso netto per il playmaker del 94, cambio per Pavia, dentro Angelo Guaccio per Alessandro Spatti, 1.28 per arrivare al primo intermedio. Guaccio che va a ricevere, va a superare la metà campo in palleggio, ora attende l'arrivo dei compagni, va da Mascherpa, Mascherpa che chiama il gioco in attacco. Vediamo se andrà a prendersi il pick and roll centrale di Crespi, va a penetrare, poi c'è la chiusura di Biancani, fallosa, quindi fallo del numero 8. Per Cecina è il terzo fallo di squadra. È il suo primo fallo ed è il terzo fallo di squadra Cecina. Rimessa in zona d'attacco, andrà Pippo Fazioli ad occuparsene. Palla nelle mani di Mascherpa, il blocco di Crespi, Mascherpa che scarica per Guaccio che mette palla per terra, scarica per Fazioli, ora va a giocarsi uno contro uno, spalla canestro contro Salvadori, prende un'ottima linea di fondo, avrebbe potuto andare al tiro, scarica per Manuelli che sbaglia, però gran lavoro a rimbalzo offensivo di Fazioli che va a realizzare anche Fazioli, giocatore che è reduce da un problema fisico. Ora la stoppata di Crespi su Forti, 45 secondi da giocare, Pavia che può ripartire, Mascherpa per Manuelli che va a realizzare. Vinteras davvero travolgente in attacco in questo primo quarto, 26-9, il tabellone davvero è esemplificativo di quella che è una Pavia davvero on fire in questi primi 10 minuti. Biancani è accoppiato a Crespi, fa una ottima cosa in penetrazione, comodo il canestro di Mennella, e Cecina che va a scollinare la doppia cifra con 16 secondi da giocare, Mennella che spende il suo fallo sul palleggio di Mascherpa. Cecina che va in bonus in questo momento,
26-11, ora Di Bella, vediamo, è riemerso dagli spogliatoi. Andremo a capire che tipo di problema ci sia stato in questa fase di avvio. Comunque diciamo che senza, anche senza il proprio capitano, il proprio giocatore francheggia, Pavia ha giocato un primo quarto davvero di gran qualità offensiva e di grandi contenuti nervosi. Ora c'è un brutto ribaltamento di Mascherpa, Forti che va a intercettare, corta però la tripla del playmaker ospite e Pavia chiude senza danni, avanti 26-11, quindi 15 lunghezze di margine per una Vinteras davvero molto molto convincente, sicuramente la miglior Vinteras di questo campionato al netto di quella che può essere la consistenza degli avversari. Andiamo a ribadire quelli che sono i tabellini individuali per Pavia: sono 4 di Spatti, 4 di Manuelli, 6 di Iannilli, 7 di Mascherpa, 2 di Fazioli e 3 di Benedusi. Per quanto riguarda Cecina sono invece 2 di Mennella, 4 di Biancani, 5 di Forti. Secondo quarto dell'incontro. Tutto pronto per ripartire. Pavia che dovrebbe mettere in una teca questo primo quarto di gioco, davvero il migliore dall'inizio del campionato, con tutti e 6 i giocatori scesi in campo assolutamente settati, assolutamente on the same page, come dicono gli americani. Si riparte con Forti in palleggio, marcato faccia a faccia da Fazioli. Salvadori aperto da 3 punti, prova a sparare in faccia a Crespi, sbaglia. Crespi che controlla il rimbalzo, Pavia che può ripartire. Palla nelle mani di Giulio Mascherpa, va da Fazioli per Guaccio. Crespi in punta, va a dare un ottimo pallone a premiare il taglio di Manuelli. Sesto per Manuelli e assist per Riccardo Crespi. Anche Crespi deve ritrovare la fiducia che inizio campionato, con minutaggi elevati causa infortunio di Iannilli, aveva sicuramente evidenziato e ha un po' smarrito per strada. Primo graffio dall'arco per il veteranissimo Mario Gigena, 41enne, ex finalista scudetto con Olimpia Milano. 28-14 il parziale con il primo minuto di gioco che è andato in archivio. Ora Manuelli con spazio e in fiducia va a realizzare, sono 9 per Manuelli, giocatore che sicuramente è mancato moltissimo a Pavia in questo incipit di campionato in cui ha giocato a lungo praticamente zoppo. Giocatore che sa fare tutto, giocatore che si prende spazi in attacco, giocatore che può fare il regista ma può anche fare il numero 3 tattico. 31-16, 8-40 da giocare. Continua Pavia, ha sbagliato finora 2 tiri dal campo, poi un percorso netto davvero clamoroso. Mascherpa che va ad attaccare, il sottomano sbagliato, ma rimbalzo in attacco di Mascherpa che scarica da Guaccio, che va a prendersi un tiro in avvicinamento, corta il sottomano dell'esterno italo-brasiliano. Rimbalzo controllato da Forti per Biancani. Salvadori torna da Biancani, vediamo Guaccio che è in marcatura sul veterano Gigena. Biancani che penetra, Crespi che abbassa la mannaia, Guaccio che va a aiutare. Ora Gigena si prende un tiro comodo, se ne riprende un altro ma li sbaglia entrambi e Crespi finalmente va a rimbalzo. Gigena che non ha castigato questo rimbalzo lungo che gli è ricapitato nelle mani per 2 volte. Mascherpa con palla in mano,
Ora c'è il fallo fischiato a Biancani. Secondo fallo per il capitano ospite. Grazie. Mascherpa per Fazioli che prende il pick and roll di Crespi, ora va dal lungo piemontese che ha una mezza idea di attaccare, poi invece torna da Mascherpa che dal palleggio si prende un tiro a tre punti sbagliando, anzi probabilmente era da due punti, rimbalzo controllato da Salvadori, Biancani che prova ad aumentare le cadenze, va fino in fondo, poi scarica per Salvadori che affida la palla in angolo per Gigena, quinto punto per Gigena, 31-18. Quasi tre minuti in questo secondo parziale, la prima volta in cui in questo secondo quarto i toscani sono avanti, il parziale dice 5-7, ora Guaccio che tira tre punti, sbagliato. Cambio per Guaccio, torna Spatti, torna anche Iannilli per Crespi. Poi che prova ad andare aggressiva nella metà campo livornese. Biancani che lavora in palleggio, poi va da Mennella che spara tre punti sbagliando. Toscani che stanno facendo una fatica terrificante in arco, sono 3-12 le cifre ospiti in questo momento. Scherpa che lavora in palleggio, prende il blocco centrale di Iannilli, poi ribalta al lato, va da Spatti che potrebbe sparare da tre punti in faccia a Gigena, sbaglia. Fazioli che ancora una volta prova a tenere viva a rimbalzo, controlla però Mennella e Cecina può ripartire andando comunque di corsa, che è il basket tipico dei toscani. C'è il fallo di Manuelli sulla percussione di Biancani. Primo di squadra per Pavia in questo secondo periodo di gioco. Forti che si muove in palleggio, Fazioli però passa dietro al blocco, lascia mezzo metro e Forti colpisce. 31-21, quindi sono 10 di vantaggio per la Vinteras, che sta concedendo qualcosa in arco. Ora palla persa di Iannilli e Cecina che può ripartire. Biancani che sta comunque creando molto gioco per i compagni con le sue penetrazioni, i suoi scarichi, le sue riaperture sul arco. Gigena che si trova accoppiato a Mascherpa, ora lavora col perno, apre per Salvadori che va a realizzare da tre punti e la forbice che si sta pericolosamente accorciando, 31-24, parziale di questo secondo periodo che dice 5-10. Ora c'è il fallo di Gigena su Iannilli, c'è il cambio chiamato da Baldiraghi, Benedusi per Manuelli. Gigena, primo fallo. 5-13, scusate, è il parziale in questo secondo periodo con Cecina che appunto sulle riaperture di Biancani è tornata sotto. Pavia ha sciupato qualcosa in attacco, anche se razionalmente sarebbe stato impensabile continuare a segnare con quelle cifre. Ora Mascherpa con l'ausilio del tabellone va a mettere il nono punto e quindi interrompe il mini digiuno dei padroni di casa. La penetrazione di Biancani che riapre per Salvadori, ora che va a giocarsi il mismatch in post basso contro Mascherpa. Biancani da tre punti va a realizzare e c'è il fallo di Fazioli, quindi Cecina che sta trovando dopo parecchi tentativi canestri pesanti. Ora torna nuovamente a 6 di svantaggio. Possibilità per il meno 5 per Biancani che va a realizzare, quindi sono 8 per Biancani. Cambio chiamato da Baldiraghi. Fazioli va a accomodarsi in panca, torna Daniele Emanuelli. Ora Cecina va ad aggredire uomo contro uomo, ad alzare la pressione, Spatti a occuparsi di superare la metà campo. Il consegnato per
Mascherpa. Mascherpa con il cambio difensivo contro Gigena, prova ad andare a sfruttare il mismatch di Spatti. Iannilli che lavora sul perno, riapre per Manuelli e corta la tripla di Manuelli. Spatti che prova a tener vivo il pallone, invece va a fondo campo, quindi rimessa per Cecina. 5 di vantaggio per Pavia, 33-28. 4:30 da giocare, Biancani che lavora in palleggio, ora la penetrazione, Mascherpa che chiude il varco, Salvadori che si prende un tiro da due punti sbagliato, rimbalzo controllato da Giulio Mascherpa. 4:17 per arrivare all'intervallo lungo, Spatti con spazio, Gigena rigorosamente sta molto molto distante, sta sfidando l'ala di Gavardo al tiro. Ora Iannilli sul perno, si prende un tiro in slittamento, sbaglia, Spatti non riesce a controllare il rimbalzo. Pavia deve ricordarsi di riaprire piuttosto che di andare a forzare. Biancani con palla in mano, l'uscita di Gigena. Biancani con troppo spazio, sbaglia la tripla frontale, però la difesa di Pavia si è persa un abbassato di un paio di tacche, il proprio livello di intensità. A Cecina sono stati concessi troppi tiri aperti da tre punti. Manuelli che lavora in palleggio, c'è il fallo di Biancani ed è il terzo fallo per il capitano ospite, che è costretto ad accomodarsi in panca. Montemurro richiama precipitosamente Gaie. Rimessa in zona d'attacco per la Vintera, se ne occupa Nicolò Benedusi. Mascherpa che esce dai blocchi, accoppiamento difensivo marcato da Salvadori, ora si va subito a cercare sotto Iannilli che prende il fallo di Gaie. Sono 4 falli, quindi bonus raggiunto per Cecina. Altra rimessa in zona d'attacco per Pavia. Esce Spatti, il land off con Mascherpa che torna da Spatti, che deve provare ad andare ad attaccare Gigena, invece chiude il palleggio, dà però un buon pallone a premiare il taglio di Iannilli che va a realizzare e prende il fallo di Salvadori. Gran palla di Alessandro Spatti a premiare il movimento sulla linea di fondo di Iannilli che ha realizzato il sottomano reverse. Possibilità di completare il gioco da tre punti per Andrea Iannilli, che va però a sbagliare. Questa è una notizia, visto che Iannilli sta viaggiando con l'80% in lunetta in questo campionato. 35-28, sono nuovamente 7 le lunghezze di margine per Pavia. 3 minuti da andare a bruciare, Gigena aperto in angolo, una finta, ovviamente Iannilli non può tenerlo. Iannilli rientra ma commette fallo sulla percussione dell'italo argentino. Terzo fallo anche per Iannilli, quindi sarà necessario ricorrere a Crespi. È sul terzo fallo. Pavia che si è mangiata 10 punti di vantaggio, 9-17 il parziale in questo secondo periodo. Gigena che va a realizzare, 6 punti per lui, arriva anche il settimo con questo percorso netto dalla linea della carità e sono 5 lunghezze di vantaggio per Pavia. 35 Vinteras, 30 Basket Cecina. Alza il livello della pressione della propria difesa, Cecina fa raddoppiare su Manuelli, scarica palla, ora Pavia può attaccare difesa schierata, palla nelle mani di Mascherpa che prende il pick and roll di Iannilli, parte, batte Mennella che spende il fallo, quindi saranno tiri liberi per Mascherpa. Per Mennella il secondo fallo, pronto sul cubo di cambi Riccardo Crespi. Esce Iannilli ovviamente con 3 falli sul groppone. Iannilli va a accomodarsi in panchina con 8 punti, 4-6 da 2. Due tiri liberi a disposizione di Mascherpa che va a realizzare il primo.
giocatore con da 83% in lunetta, va a realizzare anche il secondo, va anche in doppia cifra, il primo pavese ad andare in doppia cifra, Giulio Mascherpa. Fuori Mennella, entra il numero 12 Barontini, 7 di margine per Pavia. Ora ingenuo il fallo che Crespi va a spendere nel tentativo di anticipare il diretto avversario Spera. Anche Pavia va in bonus, rimessa in zona d'attacco per Cecina, l'uscita di Gegena con lui Spatti che deve stare sicuramente più vicino al bomber italo-argentino. Spera che si prende uno contro uno e va con il semigancio sinistro a realizzare in avvicinamento. Nuovamente 5 di margine per la Vinteras, che ha dilapidato un capitale incredibile. La Scherpa che attacca, ribalta per Benedusi, si muove in palleggio, prova ad andare a sfruttare il mismatch. Ora la penetrazione va a forzare, Crespi però fa valere la stazza a rimbalzo d'attacco e va a dare un buon pallone per Manuelli, poi va nuovamente a, con un ottimo tagliafuori offensivo, a prendersi un altro rimbalzo in attacco, tagliando fuori il numero 88 Spera, che secondo noi ha commesso fallo. Esatto, è il primo fallo di Spera, sono due tiri liberi di Crespi che ha lavorato bene a rimbalzo offensivo. Conciliabolo tra il coach ospite e i signori in grigio, due tiri liberi a disposizione di Riccardo Crespi, che sbaglia la prima soluzione a cronometro fermo. Applausi di incoraggiamento del buon pubblico pavese presente sulle poltroncine del vecchio Parravizza. Va a realizzare la seconda conclusione a cronometro fermo, sono due i possessi di vantaggio per la Vinteras, si entra negli ultimi due giri di orologio. Forti con palla in mano, Pavia avanti 38-32, si va da Spera che vuole l'uno contro uno con Crespi, va a sbagliare, Crespi ha tenuto, è andato a catturare anche il rimbalzo difensivo, Pavia che può ripartire, palla alle mani di Mascherpa. Manuelli che esce a ricciolo dal blocco di Spatti, si muove in palleggio, Spera che esagera con lo show difensivo e va a commettere il proprio secondo fallo. Minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi. Montemurro che continua ad invocare un fallo nella situazione di uno contro uno precedente. Vinteras che sta viaggiando 13-21 a 2 punti, 3-6 a 3, quindi si è assestata attorno al 50% di realizzazione. Salite invece le percentuali toscane, anche perché non che ci volesse moltissimo, visto il rapporto conflittuale che in avvio di partita i toscani hanno avuto con i ferri pavesi. Cecina sta viaggiando 4-12 da 2 punti, 6-16 da 3 punti, in particolare le conclusioni pesanti hanno fatto tutta la differenza del mondo. Cecina è rientrata a suon di triple. ...1.34 per andare all'intervallo lungo. Manuelli in lunetta, doppia cifra anche per lui, sono 10 per l'ex giocatore di Mortara e di Crema, al secondo anno qui in maglia Vinteras. Sbaglia la seconda conclusione, c'è il tocco a rimbalzo di Guei e quindi c'è possesso addizionale per Pavia, 39-32, 1.32 la ricezione di Spatti, Gena che gli lascia molto molto spazio, Spatti che piazza il blocco,
Scherpa che va ad attaccare invece dalla parte destra, si prende il fallo del numero 12 Barontini e sono ancora due tiri liberi a disposizione di Giulio Mascherpa. Va a realizzare Mascherpa e Pavia, udite udite, tocca quota 40 con 1.26 da giocare, quindi fatturato davvero finalmente importante per i ragazzi di Badiraghi. 2-2 per Mascherpa, sono 13 per il braccio armato pavese, sono nuovamente 9 di vantaggio per Pavia, 41 per chi si difende, 32 per chi attacca. La ricezione di Barontini che va da Spera, aperto in arco. Pallone per Gueye, uno contro uno di Spera che si muove sul perno, tiene bene Crespi e ancora una volta Spera sbaglia, buona la difesa di Crespi in queste ultime due circostanze. Ora tripla in transizione per Benedusi, importante, sbaglia, rimbalzo controllato da Barontini, la tripla per ridare a Pavia la doppia cifra di margine. Ora Gigena che si butta letteralmente da tre punti e si butta letteralmente addosso a Benedusi. Fallo raccattato con dosi clamorose di esperienza da parte del numero 18. Quindi tre tiri liberi per Mario Gigena. Terzo fallo anche per Benedusi, quindi situazione falli comunque complicata per Pavia. Cambio chiamato da Baldiraghi, fuori Benedusi, dentro Fazioli. Baldiraghi che fa le proprie rimostranze ai fischietti. Tigena in lunetta con tre tiri liberi, va a realizzare il primo, quindi possibilità per gli ospiti di ricucire con 48 secondi ancora sul cronometro. Sbaglia il secondo Gigena. Realizza 2-3 per il Gigena. Sono 7 di vantaggio per Pavia, 44 secondi da giocare. Fazioli si muove in palleggio, l'uscita dai blocchi di Mascherpa, prende il pick and roll di Spatti, va fino in fondo ad attaccare, va a realizzare un gran canestro col cambio di mano. Sono 15 di Mascherpa che sta facendo davvero una partita coi controfiocchi. Questo è il Mascherpa che vogliamo sempre vedere. 43-34, palla nelle mani di Forti. Tigena che lavora in palleggio, accoppiato a Crespi, ora si spazierà per provare a soluzione da tre punti, invece va a attaccare Crespi, prende la linea di fondo ma incappa anche una violazione di passi, quindi recupero per Pavia che va all'ultimo tiro con 11 secondi da giocare in questo secondo periodo. Pavia che ha raddrizzato il parziale di questo secondo, parziale di questo secondo quarto, 17-24. Mascherpa che lavora in palleggio, va da tre punti, sbaglia, rimbalzo controllato dagli ospiti, si chiude qui. Tabellone che recita Vinteras avanti 43-34, quindi 9 di vantaggio per la Vinteras. Prima di chiudere andiamo a guardare i tabellini individuali. Per Pavia sono 1 di Crespi, 2 di Fazioli, 4 di Spatti, 15 di Mascherpa, 10 di Manuelli, 8 di Iannilli, 3 di Benedusi. Per quanto riguarda Cecina sono 2 di Spera, 8 di Forti, 10 di Gigena, 5 di Salvadori, 2 di Mennella, 8 di Biancani. Quindi ribadendo il parziale a metà gara, 43 Vinteras, 34 Basket Cecina, restituiamo la linea e poi diamo appuntamento dopo l'intervallo. È stata smarrita una... Di nuovo in diretta dal Paravizza. E intervallo sul 43-34, quindi 9 le lunghezze di margine per la truppa di Baldiraghi che aveva approcciato in maniera feroce il match raggiungendo il massimo vantaggio, 17 lunghezze con il 23 di partenza. Poi c'è stato nel corso del secondo periodo il rientro degli ospiti che, trovando il canestro pesante più volte,
sono comunque fatti sotto, sono arrivati anche a 4 lunghezze di svantaggio. Dopo di cosa iniziamo? Tutto pronto per ripartire. Punteggio medio avanti da Winters 43 a 34. Il possesso palla sarà per la Winters 43. Cesina riparte da Forti, Mennella, Gueye, Salvadori e Spera, quindi il quintetto che ricalca quello di avvio partita. Poi riparte con Fazioli, Mascherpa, Manuelli, Spatti e Iannilli. Iannilli e Benedusi con tre falli, quindi Benedusi che non parte in quintetto. Baldiraghi sceglie di andare con Fazioli e di schierare Manuelli nello spot di numero 3. Scherpa con palla in mano, supera metà campo in questo momento il 26enne pavese, va da Fazioli che lavora in palleggio, affida a Spatti che può attaccare sullo show della difesa ospite, palla che torna alle mani di Mascherpa che si prende un ottimo blocco di Iannilli, va al ferro e va a realizzare due punti imboccando la corsia di sorpasso grazie al poderoso blocco del centro romano. Quindi Pavia che va a più 11 in questo primo possesso offensivo, palla nelle mani di Salvadori, Spera che attacca Iannilli, va per il semigancio sinistro e va a realizzare quarto punto per il lungo del 96. Ora brutta palla persa di Mascherpa, la recupero di Forti, poi va a affidare palla a Gueye con un balzo poderoso riesce a controllare, palla che torna nelle mani del regista toscano che è il miglior assist man del campionato, Salvadori che spara la tripla dall'angolo sbagliando, rimbalzo controllato senza saltare da Andrea Iannilli, Gueye che può riaffacciarsi in attacco, Mascherpa che prende il blocco da Spatti, Iannilli in palleggio affida un ottimo pallone a Spatti che va a realizzare sesto punto per Spatti, ora tentativo di contropiede da canestro subito e palla persa per il numero 4 Forti. Che quindi può provare ad allargare in questo terzo periodo la forbice, Cecina che prova ad alzare la pressione in maniera particolarmente blanda per la verità, Mascherpa che prova a sprintare su Forti, riceve, vada ad attivare il collegamento con Iannilli che si muove in palleggio in avvicinamento, poi scarica per Fazioli, aperto in angolo da tre punti, Fazioli va corto però rimbalzo in attacco controllato da Iannilli che ora può andare a spiegare nel pitturato, va a prendersi il suo classico tiro in hesitation, lo sbaglia, Spera che controlla il rimbalzo, va da guai, ricostruisce Forti che prende il pick and roll centrale con Salvadori, Gueye tiro in allontanamento sbagliato, diventa un assist per Salvadori che sbaglia, Spera però che lavora a rimbalzo d'attacco e va a realizzare, Pavia che non deve abbassare la tensione difensiva, non deve regalare nulla a Cecina, deve gestire il vantaggio senza però mai appisolarsi, Mascherpa che lavora in palleggio, va da Iannilli, si completa il triangolo offensivo, Iannilli però non va da Spatti, attacca invece Spera che va a commettere il proprio terzo fallo per Andrea Spera sulla partenza in palleggio di Iannilli, rimessa in zona d'attacco per Pavia, Manuelli per Spatti, palla nelle mani di Mascherpa che prende la penetrazione centrale e va a realizzare il 19esimo punto per Mascherpa, 5-7 da 2, 1-2 da 3, davvero grandi cifre per il bomber pavese, Spera che chiude il palleggio, va da Forti che prende il blocco di Spera, penetra da un ottimo pallone a Spera, c'è la stoppata però fallosa di Spatti per Alessandro Spatti, è il terzo fallo. Primo fallo di squadra Pavia. Due tiri liberi a disposizione di Spera.
Tre falli per Spati, tre falli anche per Iannilli. Spera che va a realizzare la sua prima conclusione a cronometro fermo. Due per Spera e Cecina che prova a fare la formichina, ritorna a 9 di svantaggio, 49 per chi attacca, 40 per chi si difende. Manuelli con un tiro aperto in transizione che sbaglia, ma c'è il rimbalzo dinamico di Spatti che riapre fuori per Fazioli. Pascherpa che lavora in palleggio, ottimo l'innesco interno per Iannilli che riapre per la tripla di Fazioli che sbaglia. Pavia che sta sbagliando un paio di tiri aperti di troppo, Pavia che aveva costruito un buon possesso, ora c'è Salvadori aperto in angolo e va a realizzare da tre punti e ovviamente nel basket succede così, quindi Pavia ha sbagliato due tiri comodi, Cecina l'ha messo e Pavia ha due possessi di margine, 49 a 43, Cecina che rimane saldamente in partita, Mascherpa che attacca, scarica per Spatti, tripla importante che Spatti sbaglia ancora una volta. 3-10 da tre punti per la truppa di Baldiraghi che conferma qualche imbarazzo dall'arco dei 6,75. Pavia in questo difficile incipit di campionato sta tirando con il 30% complessivo di squadra e anche in questo caso si è perfettamente adeguata a quelle che sono le medie con questo ultimo errore di Fazioli. Ora problemi, la rimessa e palla persa, frazione di 5 secondi. Infrazione di 5 secondi, palla persa e Pavia deve essere brava ora a reagire, a rimettere subito la testa dentro il match perché Cecina sta rientrando, ora la possibilità di andare ad un possesso di svantaggio. Forti in palleggio, attacca Fazioli, va per le terre Salvadori, Ue si apre in angolo, va da Spera che ha accoppiato difensivamente a Fazioli che tiene, prova a recuperare, ora c'è il raddoppio difensivo di Iannilli, palla in traffico affidata a Gue che si prende un tiro difficilissimo e lo sbaglia, rimbalzo controllato da Manuelli e gli arbitri che fermano il gioco perché c'è stato la scivolata di Salvadori, quindi parquet che deve essere asciugato, cambio Vinteras, fuori Fazioli, dentro Niccolò Benedusi. Baldiraghi ovviamente con Di Bella fermato in fase di riscaldamento da un guaio muscolare, ovviamente a rotazioni ridotte. Sei di margine per la Vinteras che torna in attacco. 6-9 il parziale in questo terzo periodo di gioco. La ricezione di Benedusi che si muove con la palla, va da Spatti che potrebbe sfruttare il mismatch, va in effetti ad attaccare Guei e va a prendersi una buona linea di fondo e due tiri liberi trovando il contatto di Guei, giocatore del 96 ex San Miniato. Fallo del numero 6 di Gaia, secondo fallo di squadra. Il numero Alessandro Spatti. Spatti che sbaglia il primo tiro libero. Realizza la seconda conclusione a cronometro fermo, 1-2 per lui, 50 per chi si difende, 43 per chi attacca. 7 di margine per la Vinteras. Forti su di lui lavora difensivamente Manuelli. Mennella con palla in mano, c'è l'uscita di Guei sulla linea di fondo ma c'è il blocco irregolare fischiato al 19 Salvadori che ha provato a fermare Benedusi con un body check ritenuto eccessivo dai signori in grigio. Minuti e 06 da giocare in questo terzo periodo in cui i fatturati offensivi sono tornati ad assestarsi su livelli più modesti. Iannilli con palla in mano va ad attaccare Spera, recapita un ottimo pallone in mezzo all'area per Spatti ma c'è la violazione di passi del numero 4 bresciano. Altra palla persa per Pavia.
alle perse che stanno sommando pericolosamente, sono 10 per la truppa di Pat Baldiraghi. Spera molto lontano da canestro, va da Gueye, Medusi finisce per le terre, Gueye può sparare da 3 punti, palla che gira sul ferro ed esce. Buon per Pavia perché Gueye si è trovato a tirare praticamente libero. Spatti, mezza idea di end off con Manuelli, va invece da Benedusi che ora prova ancora ad andare da Spatti, aperto da 3 punti e finalmente il lungo di Gavardo va a realizzare il canestro pesante che mancava. Pavia torna avanti di 10, spera dall'altezza dei liberi, sbaglia, rimbalzo di Gueye che riapre per Forti, Forti che va da Salvatore, autostrada per lui, comodo l'appoggio al cristallo. Doppia cifra anche per Salvadori, 8 di vantaggio per Pavia, 3.57 da bruciare per arrivare alla boa di 3 quarti gara. Mascherpa con palleggio prolungato, Varal Benedusi 14 secondi, Pavia che ha smarrito rapidità di esecuzione in questo terzo periodo. Iannilli che fa il solito gran lavoro sul perno, riapre per Mascherpa, tripla piedi per terra che Mascherpa va a realizzare e sono 22 per Mascherpa, tripla davvero di peso specifico notevole per ridare margine a Pavia. Ora dormita a rimbalzo di Pavia, ora rimbalzo in attacco, ha conquistato la sfera, va in doppia cifra anche lui, 56 per chi attacca, 47 per chi si difende, sono nuovamente 9 di margine per Pavia. Manuelli con palla in mano, Benedusi che esce dai blocchi, riceve in questo momento, Cecina che va a cambiare difesa, ovviamente si adegua, è una zona fronte pari. Iannilli sulla linea di fondo, scarica per Mascherpa in angolo, sbaglia, rimbalzo di Gueye, Cecina che può partire in transizione ma Forti attende che tutti i compagni si schierino nella metà campo offensiva. Mennella, una mezza idea di attaccare Spatti, poi il backdoor subito da Spatti, troppo semplice il canestro realizzato da Cecina con questo elementare backdoor. E minuto di sospensione chiamato da Pat Baldiraghi che ha visto abbastanza e vuole parlarci sopra. 7 di vantaggio per Pavia, 13-15 il parziale in questo terzo periodo. Pavia che visto l'incipit di gara sta comunque soffrendo forse oltre il lecito. Da giocare in questo terzo quarto, 56 Winteras, 49 Basket Cecina. Si riprende dopo il time out. Tutto pronto per ripartire, 2.41 per chiudere questo terzo periodo di gioco. Per Pavia dentro Crespi che va a rilevare Iannilli, poi ancora Manuelli, Mascherpa, Spatti, Cecina che va aggressiva, ruba un paio di secondi al possesso offensivo dei padroni di casa, palla in mani di Spatti per Crespi, aperto in lunetta, vuole l'end off con Mascherpa, invece parte in uno contro uno, 9 per chiudere il possesso, torna da Spatti, Pavia che ha costruito nulla e sarà costretto Mascherpa a forzare, sbaglia la 3 punti, rimbalzo di Gueye, brutto attacco di Pavia in uscita dal timeout, Gueye va fino in fondo a prendere il fallo di Crespi, clamorosi mezzi atletici del esterno ospite che stava andando a piazzare un terzo fallo. Una clamorosa schiacciata. Il secondo fallo di squadra Winteras Pavia. Ci sono 2 tiri liberi per San Gaio. 2 tiri liberi a disposizione di Gueye. Pavia che deve continuare ad approcciare, a giocare questo match con testa ma anche con serenità, senza farsi venire inutili
braccini tennistici. Gaillet che va a realizzare 2-2 per lui e sono 5 le lunghezze di margine per la Vinteras. Il parziale in questo terzo periodo di gioco dice 13-18, vantaggio degli ospiti, quindi Pavia che è tornata a fatturare in attacco con fatica in questo terzo periodo. Dentro capitan Biancani, minuti di ossigeno per Forti. Biancani che è stato sicuramente molto molto importante in, dopo l'avvio tremendo dei suoi, a dar la scossa creando molto gioco per i compagni. Mascherpa marcato da Gaillet che cerca di far sentire il fisico, negare la ricezione al numero 8 Pavese. Palla nelle mani Emanuelli, 13 da giocare. Spatti si prende una soluzione da due punti, la sbaglia. Pavia che sta faticando in attacco. E Cecina, si intravedono ovviamente i fantasmi. Cecina che sta tornando sotto. Gaillet per spera che andrà ad attaccare Crespi. C'è l'aiuto di Benedusi. Nuovamente palla nel pitturato per il semigancio di Spera che sbaglia. Benedusi che riesce a controllare il rimbalzo difensivo. Ora Pavia ha la necessità assoluta di trovare canestro. Gaillet che va ad attaccare forte Mascherpa. Fallo del numero 6. Ospiti che sono in bonus e quindi Mascherpa con possibilità di tornare a muovere il fatturato offensivo di casa dalla linea dei 5-20. Dentro Angelo Guaccio per Spatti, speriamo che Guaccio possa dare un impatto che finora è mancato nei minuti giocati nel primo quarto. Guaccio si è perso con delle scelte offensive in alcuni casi censurabili. Sbaglia però Mascherpa il primo tiro libero e questa è una notizia, ma dà la sensazione di quello 0-2 addirittura, di quello che sia il poca tranquillità in casa pavese. Chiaro che pesa moltissimo la lunga serie di sconfitte, quindi con 5 di vantaggio Pavia si chiude in difesa. Mennella con palla in mano, Salvadori che si apre, l'uscita di Guaccio tardiva, Salvadori sbaglia da 3 punti. Ultimo giro di orologio in questo terzo periodo, Mascherpa con palla in mano, l'uscita di Manuelli che riceve in questo momento, si muove sul blocco di Crespi, va a prendersi sulla sua classica soluzione dal palleggio e va a muovere finalmente il fatturato offensivo di Pavia. Pavia che torna a 7 di margine, 45 secondi da giocare. Salvatore riceve, va da Gaillet. Spera che si gioca il mismatch marcato da Angelo Guaccio che può però contenerlo fisicamente. Buon lavoro di Guaccio che tiene il raddoppio di Crespi e c'è il recupero difensivo per Pavia. Ottima difesa di Guaccio. Ottimo anche il raddoppio di Crespi, è arrivato un recupero davvero importante in questa fase, anche perché da Pavia praticamente l'ultimo possesso di questo terzo periodo. Con 7 di margine, possibilità di allargare la forbice, necessità diremmo più che possibilità di allargare la forbice per cercare di approcciare il quarto periodo con un po' più di tranquillità. Palleggio prolungato di Mascherpa che va da Guaccio, c'è un contatto lontano dalla palla, c'è il fallo fischiato a Spera, per Spera il quarto fallo. I tiri liberi per Nicolò Benedusi. Fuori Mascherpa che andrà a prendere qualche secondo di ossigeno dopo una partita davvero molto impegnativa. Mascherpa peraltro è il giocatore che Baldiraghi utilizza più mediamente, gioca oltre 37 minuti a partita Giulio Mascherpa, quindi è assolutamente lo staccanovista per quanto riguarda la truppa pavese. C'è cambio anche chiamato da Montemurro, torna sul parquet Mario Gigena per sfruttare l'ultimo possesso offensivo. Cambio alla tredicesima, rientra Mario Gigena, esce Andrea Spera. Benedusi a cronometro fermo, la via che sta tirando male in lunetta, 7-13 per la truppa di Baldiraghi, quindi necessità di ritrovare buone cifre. Cronometro fermo, Benedusi che va a imbucare il primo tiro libero. 1-2 per Benedusi, ma c'è il eccellente lavoro di Crespi che va a realizzare. Quindi gioco da 3 punti per Pavia che torna a 10. Fallo fischiato a Manuelli che
spende un ottimo fallo, visto che Pavia non è in bonus, quindi comunque va a impedire la conclusione a Capitan Biancani. Giocatore di assoluta intelligenza, abituato a sbagliare davvero poche cifre, Daniele Emanuelli. Mennella che va ad alzare una preghiera, però ha calpestato la linea di fondo Mennella, quindi con 17 centesimi Pavia al possesso, ovviamente si chiuderà qui, quindi Pavia che chiude 61-51 avanti questo terzo periodo con questa giocata di Crespi che ha ridato ossigeno alla truppa di casa, ma anche a raddrizzare quello che è il parziale di questo terzo periodo, che Pavia chiude avanti 18-17. Le cifre individuali dicono 3 di Crespi, 8 di Iannilli, 12 di Manuelli, 2 di Fazzioli, 10 di Spatti, 4 di Benedusi, 22 di Mascherpa. Per quanto riguarda gli ospiti sono 10 di Gigena, 8 di Biancani, 10 di Salvadori, 4 di Mennella, 2 di Gaillet, 10 di Spera e 8 di Forti. Tutto pronto per questo ultimo quarto di gioco. Per Pavia Fazzioli, Benedusi, Crespi, Guaccio e Manuelli, quindi Mascherpa che rimane seduto a prendersi un po' di riposo insieme con Iannilli. Ora ottima giocata difensiva di Benedusi che va aggressivo sulla linea di passaggio e va a recuperare un pallone importante. Ora l'end-off con Guaccio, si torna da Manuelli, quintetto assolutamente inedito per Pavia. Manuelli che lavora dal palleggio, ora perde palla, recupera Gaillet. Palla nelle mani di Biancani, Pavia che deve riaccoppiarsi in difesa. Tripla aperta da Salvadori che sbaglia, rimbalzo controllato da Benedusi, quindi Pavia che riesce senza danni ad archiviare questa situazione. Guaccio per Manuelli, Fazzioli aperto in angolo, tiro da due punti che il playmaker trevigiano va a realizzare, va a indicare la panchina che gli ha dato fiducia in questo momento delicato. Salvadori con palla in mano, il consegnato per Biancani. Salvadori che riceve l'assist di Biancani dopo l'ottima rollata a canestro. Fazzioli che si è stampato sul blocco di Salvadori, quindi la difesa di Pavia che si è persa un giro. 10 di vantaggio per la Vintera, schierata in attacco. Benedusi fuori dai blocchi, riceve in questo istante, prende il pick and roll di Crespi che poi avrebbe una posizione profonda in area ma non viene servito col mismatch. Fazzioli che prende il palleggio, arresto e tiro. Ottima iniziativa del giovane playmaker che si arresta nel cuore del pitturato e va morbidamente a realizzare da due punti. Mennella con palla in mano, Salvadori che vuole andare ad attaccare Crespi, però tiene in difesa. Ora lo show difensivo, cioè il cambio difensivo con Biancani accoppiato a Crespi. Biancani ovviamente va con lo step back e va a realizzare il più classico dei canestri, dei piccoli accoppiati ai lunghi.
giocatore davvero senza età, un Evergreen. Biancani sempre molto positivo ogni volta che lo vediamo qui sul parquet di via Treves. Ora c'è il buon innesco di Guaccio per Benedusi, che però viene chiuso, riapre per Manuelli che ha una tripla importante, e tripla di Manuelli, 13 di margine per Pavia, 68 a 55. Pavia che ha approcciato questo quarto periodo con buona confidenza offensiva. Biancani che però replica dall'arco, davvero un castigo di Dio il capitano, sono 13 per lui in questo match. Fazioli chiude il palleggio, va da Manuelli, piato difensivamente a Salvadori, potrebbe batterlo in palleggio, Manuelli però chiude il palleggio, va da Crespi, anche in questo caso c'è un mismatch, ma Crespi in angolo, ribalta per Fazioli, 2 secondi, Pavia che ha costruito nulla, Fazioli costretto a forzare tre punti, sbaglia. Biancani che spinge il contropiede, c'è però l'ottimo recupero difensivo di Guaccio, che ora può andare a scatenarsi a tutto campo, chiude il palleggio, attende il rimorchio di Benedusi, va a realizzare, quindi assist di Guaccio, buona giocata difensiva per Angelo Guaccio che ha recuperato, ha atteso il rimorchio di Benedusi, gli ha affidato un ottimo pallone. Questo è quello che vogliamo vedere da Guaccio, giocate intelligenti senza forzature che non servono. Ora Mennella va comodo al ferro, 10 di vantaggio per la Vinteras, 70 a 60. Benedusi con palla in mano, Crespi fuori dall'arco dei 6 e 75, palla in mano di Manuelli, 10 per chiudere il possesso. Manuelli che va in traffico in arcobaleno, sbaglia, rimbalzo controllato da Salvadori, ora c'è Gaie in transizione, Salvadori si arresta, va da Mennella a 3 punti e va a realizzare Mennella. Sono 7 di vantaggio per Pavia, 70 a 63, e tornano i Califfi sul cubo dei cambi, pronti Giulio Mascherpa e Andrei Annilli per cercare di mettere in cassaforte il vantaggio, c'è ancora ovviamente una vita da giocare. Crespi chiude il palleggio, va da Manuelli che in post basso attacca Mennella che spende il proprio terzo fallo, fuori Crespi, dentro Iannelli, fuori Manuelli, dentro Mascherpa per Pavia. Doppio cambio Pavia, rientro Iannelli e Mascherpa. La rimessa di Benedusi, il tocco di Gaie. ...5.48 da giocare, Guaccio aperto da 2 punti, va a realizzare da 3 punti, anzi questi sono i classici tiri che ovviamente nel momento in cui finiscono dentro danno ragione al giocatore, anche se era stato scagliato praticamente dopo 2 secondi dalla rimessa. Gaie che sbaglia da 3 punti, rimbalzo controllato da Mascherpa, 10 di margine per Pavia dopo questa tripla di ottimo peso specifico, di gran peso specifico di Guaccio. Ora Mascherpa che ritorna fuori da Iannilli, il consegnato di Iannilli per Mascherpa che attacca, va fino in fondo, prende la stoppata di Gaie, ma c'è prima della stoppata probabilmente è stato fischiato un contatto sullo slalom del pavese. È il quarto fallo di Gaie, c'è il minuto di sospensione chiamato da Montemurro. Primo canestro da 3 punti del campionato per Angelo Guaccio, che finora era reduce da 7 tentativi andati a vuoto, quindi sappiamo che il giovane ex Piacenza ha indubbiamente velleità di da ala piccola, ma deve sicuramente costruirsi, deve crescere nel tiro perimetrale, mentre è un giocatore davvero molto incisivo quando va in avvicinamento a sfruttare la fisicità, le grandi doti atletiche nei pressi dell'anello. 10 punti di margine per la Vinteras, stiamo per entrare negli ultimi 5 giri di orologio che ci separano dai titoli di coda. Si riprende con 2 tiri liberi per la formazione della Vinteras, Omia Pavia. 19, 11 e 6. Due tiri liberi.
Anzi, ci correggiamo, in effetti è il secondo canestro da tre punti per Angelo Guaccio. Quindi diamo a Guaccio quel che è di Guaccio. Mascherpa che va a realizzare a cronometro fermo. 11 di margine, diventano 12 con il 24esimo punto di Giulio Mascherpa. Biancani con palla in mano, 12 da recuperare per Cecina. Biancani che subisce il contatto falloso di Pippo Fazioli, è il secondo fallo per Fazioli. Primo fallo di squadra Padia. La ricezione di Biancani, l'uscita di il cambio difensivo, Guaccio che va molto vicino all'intercetto, ora c'è Gigena con spazio da due punti, va a realizzare. Gigena, 11. Undicesimo per Gigena, una sorta di rigore. 10 di margine per Pavia che va a superare la metà campo con Mascherpa in palleggio. Palla nelle mani di Fazioli, cercherà probabilmente l'innesco interno per Iannilli, ovviamente Cecina che cercherà di negare i collegamenti con il pitturato. Ora Iannilli che si prende un tiro dall'angolo, lo sbaglia Fazioli, però molto bravo a rimbalzo in attacco, sbaglia. Premiamo comunque la determinazione con cui il giovane playmaker è andato a tenere vivo questo pallone, anzi poi ha sbagliato la conclusione. Penetrazione di Biancani che si resta a due punti corto, rimbalzo controllato da Iannilli e intanto il cronometro per fortuna di Pavia che corre inesorabile, sono 4 per andare alla sirena, 75-65, Fazioli col palleggio, l'innesco interno per Guaccio e Guaccio che va a realizzare il suo quinto punto, ottima la smazzata di Fazioli, 77-65. 3.50 da giocare, Guaccio che va a commettere fallo sulla partenza in palleggio di Gigena. Fallo del 1.19 Guaccio, è il suo primo fallo. Quindi abbiamo auspicato una prestazione concreta da Guaccio e finora il numero 19 Pavese ha risposto assolutamente in maniera efficace con giocate di intensità in difesa e con buone cose in attacco. Cecina con 12 da recuperare, 3.46 sul cronometro, Fortis che si arresta per la tripla frontale, la sbaglia, rimbalzo controllato da Guaccio che cede a Mascherpa per la ricostruzione di Fazioli. Fazioli che chiama il pick and roll alto di Iannilli, va a prendersi il varco centrale e ora c'è il fallo fischiato, blocco irregolare fischiato a Benedusi. Quarto di Benedusi e il terzo di squadra per Pavia, rimangono 12 di vantaggio per Pavia, 3.26 da giocare. Forti in palleggio, Pavia, Cecina scusate, che deve ovviamente accentuare le cadenze. Salvadori aperto da tre punti e va a realizzare e poi si prende una mezza scavigliata, va però a realizzare, quindi sono 77-68, 9 di margine per Pavia con 3 minuti da bruciare per arrivare alla fine e andare a prendersi il sospirato referto rosa. Guaccio mette palla per terra, va ad attaccare, scarica per Fazioli da tre punti, importante, sbaglia. Rimbalzo in attacco però controllato da Iannilli che lavora sul perno, ribalta fuori da Benedusi, tripla piedi per terra che il numero 4 di Pietra Ligure va a realizzare, importante questa realizzazione, Pavia che tocca quota 80-68, tornano 12 le lunghezze di margine. Salvadori che ribalta il lato per la tripla di Mennella che prende una tabellata terrificante, Fazioli che spinge la transizione, Mascherpa aperto da tre punti, va a sbagliare. Pavia si è fatta ingolosire, Menelva va fino in fondo, va a sbagliare, c'è un contatto, arbitri che non sanzionano nulla, Mennella che ha subito un colpo, per fortuna si rialza immediatamente, Montemurro che non prende benissimo questa valutazione dei signori in grigio, il consegnato Iannilli per Mascherpa. Ultimi due da giocare, Mascherpa che va fino in fondo, c'è il tocco evidente di Salvadori, palla che
crambola sulla gamba di Mascherpa e recupero quindi della difesa ospite. 1:56, 12 di margine per Pavia. Dopo gli applausi per queste mini cheerleaders è tutto pronto. 1:56 ancora da soffrire per la Vinteras per poi poter brindare alla seconda vittoria in questo campionato. Andiamo ovviamente con tutta la calma del caso. Madiraghi che mantiene il quintetto che lo ha portato fin qui. Ci siamo occupati della rimessa. 1:55, Forti con palla in mano, prende il pick and roll, c'è il cambio difensivo, si trova accoppiato ai Annili, ovviamente lo va ad attaccare nella tonnara, smarrisce il pallone, c'è il tocco della difesa pavese, c'è invece arbitri che tornano sulla propria decisione, quindi rimessa per Pavia. Forti che ha perso la maniglia nel traffico del pitturato. Manuelli con palla in mano, Pavia che ovviamente deve andare a giocare con il cronometro. Muove in palleggio il numero 12 ligure, va da Mascherpa, attende che arrivi il blocco di Guaccio, poi il passaggio di Mascherpa, altra palla persa, passaggio francamente brutto se ce ne fosse uno. Palla persa, davvero omaggiata questa conclusione a Gaillet. Quarto per lui e 10 di vantaggio per Pavia. 1:25, davvero un regalone quello che Pavia ha appena fatto. Deve continuare a giocare con la testa senza staccare le mani dal manubrio. Non è finita, finché non è finita. Blocco di Iannilli per Mascherpa che va ad attaccare, va al ferro, sbaglia. Rimbalzo di Biancani e fallo di Guaccio. 1:05, Pavia che va in bonus. Torna sul parquet Biancani, fuori Cicena, ovviamente un piccolo in più per cercare soluzioni rapide, soluzioni perimetrali. L'ultimo minuto di gioco, Pavia che non deve alzare le mani dal manubrio. Biancani che con il crossover batte Mascherpa, si prende una tripla che però prende solo il tabellone. 50 secondi a superare la metà campo, va da Guaccio. Iannilli nelle mani di Manuelli, Cecina che non è neanche particolarmente aggressiva. Ora Manuelli perde un altro pallone, Forti che va a sbagliare, incredibile, abbiamo visto di tutto, quindi palla recuperata, va a sbagliare, quindi scambio di regali natalizi anticipati. Mascherpa con palla in mano va a congelare, 21 secondi per chiudere, subisce il fallo da Forti e ora sono tre i falli, quindi i toscani che non sono in bonus. 16 secondi e Pavia che può stappare per la seconda vittoria in campionato. Pavia che raggiunge Cecina, quota 4 in graduatoria. Pavia che ha dominato questo match partendo con il piede massicciamente sull'acceleratore, andando a prendersi 17 lunghezze di vantaggio subito in avvio di gara, e poi è riuscita a gestire il vantaggio con qualche patema, ma comunque riuscendo a gestire la paura di vincere, che in questi casi con questa situazione di classifica sicuramente può far capolino, riuscendo a gestirla senza danni eccessivi. Cecina non ha mai messo la testa avanti, è
al minimo, al massimo andata a 4 di svantaggio, quindi Pinteras che può festeggiare la seconda vittoria in questo campionato. 80-70 è il responso del tabellone di Via Treves. Noi chiudiamo qui, riepilogando: per Pavia sono 8 di Giannilli, 6 di Fazioli, 24 di Mascherpa, 15 di Manuelli, 5 di Guaccio, 10 di Spatti, 9 di Benedusi, 3 di Crespi per quanto riguarda il basket Cecina, sono 9 di Vennella, 8 di Forti, 15 di Salvadori, 13 di Biancani, 4 di Gaie, 10 di Spera, 12 per Gigena. Dal Pallavizza e da Paolo Rappoccio è tutto, la più cordiale buonasera agli amici del basket, appuntamento per il prossimo impegno interno di Pavia, sarà domenica 2 dicembre, match importantissimo con Oleggio. A prova 1 2 3 prova.